Parliamo di Adriana, che vabbè, io conosco da una vita, siamo cresciute nello stesso quartiere, siamo cresciute insieme, abbiamo iniziato a praticare insieme e poi ci siamo un pochino anche noi perse di vista per qualche tempo causa miei trasferimenti e non solo, e poi ci siamo ritrovate, ci siamo ritrovate alla grande. E quindi, e quindi ad Adriana chiedo di iniziare la sua esperienza. E quale? Io pratico da un po' di anni, prima mi hanno presentato come una delle pioniere e insieme a lei pratichiamo dall'88, quindi un po' di anni di pratica le abbiamo e un sacco di esperienze anche, quindi potrei stare qua penso giorni e giorni a raccontarvi piccoli aneddoti di esperienze superate. E io direi di partire dall'inizio, no? Ok, parto. Vai. Intanto voglio farvi sapere che questa pratica ha sempre sostenuto la mia vita. Ogni volta che un ostacolo mi ha impedito di essere serena e libera, libera dalla paura, ho preso questo ostacolo e l'ho messo davanti al gonzo, a volte piangendo, ma continuando a recitare Daimoku per alzare lo stato vitale e non soccombere. Ho iniziato a praticare perché ero tossicodipendente. Volevo smettere per non ferire ulteriormente i miei genitori, ma non riuscivo. Una sera un amico mi parlò della pratica sotto casa, mentre cercavo di perdere tempo per non farmi trovare dai miei genitori svegli, cioè che loro non fossero svegli e mi vedessero così rovinata, eternamente preoccupati, visto che in quel periodo le morti per overdose erano molto frequenti. E questo amico mi parla di questa pratica e io inizio a recitare 5 minuti di Daimoku al giorno. Piano piano mi allontano da queste persone e mi avvicino sempre di più al gruppo dei praticanti. Ai tempi c'era un grandissimo fermento, infatti iniziamo in 4 a recitare nel nostro quartiere. Lei è una di queste, cioè lei prima forse. Quindi va bene, sto meglio, ma ecco che un giorno si presenta un amico con della roba buona. E gratis, gratis e subito. Ancora non lo sapevo, ma si presentò il mio primo demone, colui che impedisce a un devoto del Sutra del Loto di progredire. Bene, soluzione alternativa? Sì, invece di bucarmi decido di inalarla. Comunque avevo ceduto. Comunque fu veramente l'ultima volta. Tornando nella casa in cui abitavo, in corridoio, c'è uno specchio verso il quale svolsi lo sguardo. Mi fissai intensamente e mi chiesi: ma ti stai prendendo in giro da sola? Non vedi che fai schifo? Guarda che faccia! Quando è che la smetti? Bene, queste domande mi servirono anche a capire che oltre alla forza che potevo tirare fuori per vincere davanti alle mie debolezze, non era per gli altri che dovevo farlo, ma per me stessa. E quindi hai vinto su questo demone? Ebbene no, perché dipende da noi trasformare un evento negativo come opportunità di crescita. Già, ma quanto è difficile per una persona capire il proprio valore? Indicativamente una vita. Siamo esseri dotati di una forza incredibile nel cacciarsi nei guai e sottostimarsi. Finalmente ricevo un gonzo. Adesso sì, adesso sarò una roccia in mezzo all'oceano, forse. Incontrai un magnifico, a mio avviso, uomo praticante con molto charme, responsabile. Da qui l'idea che era già uno progredito. Che peccato, sta ancora facendo la sua rivoluzione umana. Bene, questa persona, lasciata dalla moglie con i suoi 2 figli, diventa mio compagno di vita. Nobili ed a volte estenuanti lotte per credere fermamente che si possa costruire una famiglia creativa basata sulla pratica del buddismo. Vabbè.
Abbiamo lottato intensamente per creare una famiglia creativa e con dei valori molto forti. I nostri figli poi sono diventati 5, 2 suoi che ho cresciuto io, più altri 3 avuti insieme. Forse come genitori abbiamo vinto, o forse no, perché comunque la risposta me la darà la vita andando avanti. Però quello che volevo trasmettervi era la certezza di aver vinto con mio marito. Il momento più intenso, il più ricco, il più profondo del nostro rapporto, dove non si trascura niente, nemmeno il più piccolo e insignificante motivo di screzzo che si era creato tra noi dopo 30 anni di matrimonio, è stato quando gli hanno diagnosticato un cancro ai polmoni al 4° stadio. In pratica, così leggevo su internet, tra i 6 e i 9 mesi di vita. Che botta! Comunque si recita per la vittoria finale. 4 ore più di Daimo quel giorno. Intanto la nostra relazione era diventata talmente forte che sentì questo legame come non dualità, due ma non due. E così, anche se lui non c'è più, questa stessa sensazione la ritrovo quando faccio gonghio. Lui c'è, è lì. Bene, come hai affrontato quindi poi questo lutto? Resto smarrita per un po' a livello psicologico, ma grazie anche al sostegno di un paio di amiche di fede, una che mi preparava cenette accompagnate dal buon vino e un'altra dall'altra parte d'Italia, mi sono sentita sostenuta e ho continuato a svolgere il mio ruolo di genitore. Non potevo lasciarmi andare, mia figlia piccola aveva solo 11 anni e il dolore è pesante per tutti, anche per i più grandi. Uniti affrontiamo questo momento e devo dire che nonostante la confusione mentale iniziale, attraverso il Daimoku e il pianto davanti al Gohonzon, riprendo abbastanza rapidamente in mano la mia vita. Ne sono capitate di tutti i colori. Prima della malattia di mio marito siamo rimasti senza casa per 10 mesi perché allagata dai pompieri per un incendio avvenuto sopra casa. Difficile ospitare una famiglia così numerosa. E quindi tutti sparpagliati da amici e da conoscenti, quindi anche fra la famiglia non unita per 10 mesi è stata veramente pesantina. Dopo 4 mesi dalla morte di mio marito, mia madre viene salvata per un soffio a causa di un enfisema polmonare con sotto una polmonite, 2 anni di pandemia, e quando si torna alla normalità, alla mia piccola vengono attacchi di panico. Viene recentemente a mancare mia madre e mi trovo ad accudire per 8-10 ore al giorno e tutti i weekend mio padre, affetto da demenza senile. Trovo una donna che si occupa di lui dalle 21 alle 13 del giorno. Resta lei, poi il resto della giornata la faccio io. Corro per mio padre, corro per mia figlia, corro per quello che è rimasto da fare dei documenti della mamma. Ecco, questa è stata la mia recente esperienza. Stavo soffocando in questa situazione che non mi apparteneva. Amo molto mio padre. È stato sempre dolce e presente, solo che la situazione che vivevo stava minando il mio equilibrio, la mia stabilità. È veramente difficile seguire una persona con la demenza senile, ma stavo talmente male che ho anche pensato di farlo ricoverare in un RSA. Dentro di me una rabbia e un'angoscia indescrivibile e le parole di Nietzsche riecheggiavano nella testa. L'inferno esiste nel cuore di chi disprezza suo padre e non si cura di sua madre, anche se la cosa vi sembrava diversa, non si cura di suo padre, comunque un genitore, una persona importante. Mentre recitavo per non sentirmi schiacciata da questa responsabilità, un amico che mi aveva fatto conoscere la stanza delle orchidee, che ho poi seguito per curiosità e continuato a seguire per le lezioni di Gosho e altri meeting, mi chiede se partecipo al congresso di Chianciano. Non lo vedo, però è qua. Leonardo, grazie. Credo di averci pensato meno... Scusa, Leonardo sarebbe Pisano. Pisano. Però per un periodo è stata a Milano e l'avevo conosciuto lì, a casa mia, tra le altre cose. Visto che apertura. Ed ecco la faida. Quindi mi chiede se partecipo al congresso di Chianciano e credo di averci pensato meno di un decimo di secondo. Ecco la mia occasione, acconsento.
Ora devo determinare con forza di risolvere la situazione di mio padre. Ora. Bene, quali sono adesso però i tuoi scopi futuri? È arrivato anche il tempo da dedicare a me stessa, senza sentirmi in colpa, se non ce la faccio più. E recito, mi informo, recito, faccio ricerche, recito, chiedo in giro, recito. Poi, mentre sono davanti al Gonzo, mi viene in mente di aver letto una guida del presidente Ikeda che diceva di cercare le risposte nel posto in cui ci troviamo, lì, sotto i nostri occhi, scava sotto i tuoi piedi. Chiedo alla signora che cura papà la notte se può e ha voglia di fare 24 ore al giorno con uno di riposo settimanale. Mi risponde che ci deve pensare, per poi confermarmi lo stesso pomeriggio di accettare. Non mi sentivo così leggera da molto tempo. L'estasi! Ma quanto è bello un mondo di estasi, ragazzi! Quando state... Diciamo che questi anni e tutti i problemi che mi si sono presentati sono stati un allenamento per imparare ad utilizzare il Gonzo. Quello che mi capita è manifestarsi delle mie cause. Prendo atto di quello che la vita mi presenta e recito Daimoku come un leone all'attacco. Sprigiono la stessa potenza sia nel risolvere un piccolo inconveniente, sia nell'attaccare un grande ostacolo. Ci sono state anche tante incomprensioni nell'organizzazione e devo dire che forse il dolore maggiore lo provai proprio nel 2001, quando fummo tagliati fuori dall'attività. Non è importanza che avesse ragione, a distanza di tempo vedo che le cose comunque non sono cambiate. Superata anche la sofferenza di aver perso un punto di riferimento importante, qual era ed è la comunità dei credenti, ho deciso che io pratico il buddismo di Nichiren Daishonin al meglio delle mie capacità, che riconosco nei presidenti Ikeda un maestro. Una guida importante che mi ha insegnato a comprendere meglio questo buddismo e che con le sue guide mi ha sostenuto nei momenti difficili. E con lo stesso spirito condivido l'obiettivo di realizzare Kōzen Rufu, incoraggiare quante più persone possibile e insegnare questa pratica a chiunque abbia voglia di abbracciarla. Non intendo dover rendere conto più a nessuno di cosa posso o non posso dire o fare. Poiché l'esperienza pesante che ho vissuto mi ha dato modo di approfondire maggiormente questa pratica, tra l'altro senza lasciare traccia di rancori, odi o gelosie. La mia vita si basa sulla legge di causa ed effetto e sicuramente ci penserà lei a restituire le attribuzioni che merito. Quelle positive le apprezzerò, come quelle negative, che saranno lo strumento che utilizzerò per compiere la mia rivoluzione umana. Adesso che il mio cuore si è liberato dai doveri, ho scelto un percorso di studi di operatrice Shatsu, che sto terminando. Un sogno che avevo nel cassetto, da tempo, e come per altre cose, i lavori sono ancora in corso, ma al centro della vita, della mia vita, come dicevo all'inizio, c'è sempre il Gonzo. Grazie. Grazie.